Con noi Maria Giovanna Santucci, storica, esperta di costume e società attraverso i cambiamenti alimentari. Nel nostro ultimo appuntamento, ricorderete chi ci segue, un appuntamento con la storia delle nostre abitudini alimentari, della nostra salute, eravamo, vi ricordate, negli anni 60 e qui i 70, come sono stati gli anni 70? Forse non tutti quelli che li abbiamo vissuti si ricordano, ma i 70 sono stati gli anni dell'austerity, della crisi petrolifera. Ecco, vedete questa immagine, non giù uno scherzo. E qui vedete l'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone con la signora Vittoria, con la moglie alle sue spalle, con il figlio, lo vediamo anche in una seconda sequenza, a piedi in una Roma senza auto. Ecco qui Giovanni Leone, la signora Vittoria, dietro Mauro e poi Giancarlo Leone. E poi c'è anche Giovanni Leone, è morto nel 2001 e ha lasciato un bel ricordo, anche se dovette dimettersi, come ricordiamo. E qui, e poi, ecco, il E qui primo c'è il primo simbolo. simbolo degli anni 70, che fu la lavastoviglie Sì. della Ignis. Sì. Gli anni 70, appunto, come lei diceva, sono anni che si sono connotati con quello che è stato la rivoluzione, nel senso venivamo dal post 68 e quindi furono anni coloratissimi, coloratissimi come vediamo qui nelle immagini. Le industrie dei gelati mostravano gelati dal Piper al Camillino Sì. al Pepito, coloratissimi, non solo nel prodotto ma anche nell'involucro Ecco, esterno. ma quella E in primo piano è soprattutto, Patti e Bravo. Patti Patti Bravo, che Bravo è. rappresentava la rivoluzione, quindi i ragazzi, la Sì. voglia di essere in movimento, Lei di veniva dal essere, Piper, veniva dal famoso famosissimo locale. locale notturno, il Piper. E qui vediamo l'Italia che va alle urne, perché in quegli anni, nel 74, ci fu diciamo, il referendum sul divorzio. Poi vediamo, abbiamo visto nelle immagini Pannella, quindi la voglia di tentare di fare di questa società una società diversa, più moderna, chiaramente combattendo e andando scontrandosi con la Chiesa. In quegli anni, appunto, abbiamo questo momento importantissimo. E qui dalle immagini vediamo, ecco, appunto, l'Italia che incomincia a cercare di cambiare, Una perché legge che era stata promulgata pochi anni prima, però che non aveva convinto, no. però vinse il no, quindi è rimasto il divorzio, Rimase il divorzio. vinse il no di poco. Qui E un qui altro invece simbolo. arriviamo al simbolo, diciamo, gastronomico degli anni 70, la panna. Fu l'ingrediente che per tutto il decennio fu sulle nostre tavole: pennette a panna e vodka, pennette, panna e salmone. Quindi la panna ha connotato tutto il decennio, nonché anche un primo degli anni 80. Qui vediamo le immagini del Tetra Chi Pak, se e lo chi si può dimentica? dimenticare? Il famoso Finalmente il latte il non si latte, andava più dal lattaio, sì. ma veniva rifornito nelle famiglie italiane in questo triangolo isoscele, che per noi tutti cambiò il modo di approcciarsi a questo alimento bianco. E poi vediamo, fu il momento del campeggio. Quegli anni Il andava boom di del moda, camping, sì, del camping. Le famiglie, quelli che potevano permetterselo, acquistavano il Volkswagen, lo trasformavano in roulotte. E poi qualche anno più avanti iniziò a venire fuori i primi camper. Quindi il campeggio è stato il simbolo degli anni 70. E qui chiudiamo questi anni 70 con, diciamo, anche con le malattie del tempo e i primi farmaci che si riusciva a elaborare, a realizzare per curare queste malattie. Quindi gli Gli antidepressivi, antidepressivi, soprattutto i farmaci i primi biologici, farmaci biologici e e poi. soprattutto quelli che curavano l'epatite C, anche perché veniamo da un post 68 dove si era fatto un uso smodato di alcol e di droghe. E quindi ecco perché anche L'epatite l'epatite C C è una delle conseguenze è anche il della. psicofarmaco, perché chiaramente nei ragazzi si era prodotta la depressione e quant'altro, e quindi bisognava aiutarli. Quindi queste sono state le terapie e i farmaci che hanno, diciamo, rappresentato al meglio questi anni 70. Anni anche anni della contestazione, anni
anche perché no, della droga. Certo. Anni difficili, gli anni 70 furono anche cominciati. Però sono stati anche anni che io definirei della grande abbuffata, sì. Ritornando a quello che è stato il cibo, perché il cibo in quel periodo, la gastronomia aveva bisogno sempre di potersi esprimere al, sì, meglio, e c'era ancora questa voglia di mangiare, di abbuffarsi. Ancora venivamo dalla fame dopoguerra. Esattamente. Quindi sono anni in cui chiaramente l'italiano cerca di vivere al meglio, appieno, questi anni movimentati, questi anni colorati, questi anni dove, sì, anche il sesso, la droga, erano stati liberalizzati, sì, e quindi c'era bisogno di sentirsi vivi, di liberarsi soprattutto. Gli anni 80, quindi abbiamo visto questo spaccato molto veloce però efficace di alcuni simboli, alcune icone degli anni 70. Sì. Gli anni 80 furono gli anni della sciagura di Chernobyl, lo ricordiamo, 26, sì, aprile dell'86, il grave incidente nucleare in Ucraina. Ecco, vedete, immagini spettrali, immagini di questa sciagura che, di cui ancora oggi, cioè, si avvertono gli effetti. Sì. Ci fu un incidente in questa centrale nucleare che fu chiusa, però una nube radioattiva si propagò nell'aria e viaggiò questa nube attraverso vari paesi, seminando ovviamente inquinamento. Sì. E chiaramente morte e panico. Sì. Gli anni 80 appunto sono stati connotati da fatti molto, avvenimenti molto importanti, e questo ha rappresentato sotto l'aspetto del panico, delle malattie e come disastro, sì, ambientale, ecologico, uno dei fatti, degli avvenimenti più importanti, sì, e più epocali, epocali. Sì. Quindi devastanti, direi, sì, per cui gli anni 80, che sono stati e si connotavano come anni di rivoluzione anche da un punto di vista politico, perché chiaramente era nell'aria la voglia di cambiare, di smuovere quello che, sì, era stato il passato politico, dare una sferzata a tutto quanto, veniva, ecco, come vediamo, sì, ancora in queste immagini trasmesse. E quindi la caduta del muro di Berlino. La caduta del muro di Berlino. Che dobbiamo ringraziare anche molto Gorbaciov. La perestroica. E quindi la gente, vediamo che si butta dalle finestre, questa voglia finalmente di sentirsi, sì, liberi, sì, di poter tornare a vivere la Germania, ecco, non le, sì, due Germanie. Ricordiamo che il muro di Berlino era stato eretto nel 26 anni prima dalla Germania dell'Est. Ecco qui la porta di Brandeburgo. La porta di Brandeburgo, la festa. Che era presente. E la festa è la febbre. E poi del finalmente sera, diciamo, c'è quel momento di vita, cioè la febbre del sabato sera, film icona degli anni 80, sì, che rappresenta uno. E rappresenta la società del momento, non solo quella idilliaca, quella bella del movimento, ma rappresenta anche la svogliatezza dei ragazzi, sì, cioè il non voler far niente, il volersi solo divertire. Sì. E poi qui vediamo, quelli furono gli anni anche dei paninari. Il panino, sì. Del panino, delle paninoteche, sì, soprattutto questi panini con gli hamburger, ecco, quindi vediamo rappresentati. Questo è con il kingfish, con il merluzzo. Kingfish, ma soprattutto il formaggio. Ma soprattutto la carne. E poi soprattutto la carne. Chiaramente i ragazzi all'epoca, sì, impazzivano per i panini con il sesamo sopra, sì, sì, con il doppio hamburger e con il bacon, insomma la carne la faceva da padrona, ma certo non una carne di qualità, sì, perché in quegli anni poi si crearono anche delle diatribe a livello culturale e non solo, perché chiaramente la carne non era carne di prima scelta, sì, sì, quindi anche questo creava dei problemi poi a livello salutistico. Ecco, ricordiamo che Burghi era di proprietà dei supermercati GS
poi furono acquistati da Cremonini e poi arrivò il colosso, arrivò il McDonald's che rivoluzionò tutto, fagocitò Burghi. E tant'è vero che in quegli anni le festicciole, i compleanni si festeggiavano al McDonald's, iniziarono le prime festicciole al di fuori delle case, quindi vediamo anche il mutamento della famiglia, cioè la festa che veniva prima fatta in casa per festeggiare il figliolo adesso veniva trasportata in esterno, in questi posti dove si mangiava il panino, la patatina fritta, il ketchup, la maionese, insomma salutisticamente quanto di peggio si possa aspettare. Ed erano anche gli anni del boom della rucchetta, della rucola. Fu l'ingrediente regina di quegli anni, la rucola che veniva servita in tutte le salse, dalla carne alle insalate, ai risotti, alle paste. E poi da un punto di vista medico, della salute soprattutto, furono gli anni della laserterapia, quindi il Parkinson, il meloma venivano insomma curati, le prime nuove cure rispetto a queste malattie. Sì. Quindi anni di estremo movimento, ma anni dove già si preparava, si sentiva il bisogno comunque di ritornare, quantomeno da un punto di vista gastronomico e quindi salutistico, un po' indietro, perché questi anni, che erano stati anni di movimento, di voglia di crescere, avevano il bisogno di ritornare alle proprie radici, anche perché l'inflazione nel frattempo in Italia era cresciuta in maniera esponenziale. Sì. Quindi oggi avremo bisogno di un po' di inflazione per riprenderci. Purtroppo. E dunque, gli anni 80, sì, è vero, sono stati anni importanti, però anni di svolta, perché gli anni 90 furono gli anni di grande intensità, anni di tantissimi eventi, partendo da grande Nelson Mandela, i grandi eventi come le vittorie dell'Oscar di Benigni, Pantani, e poi Fidel Castro con Papa Wojtyła, e Lady Diana, il suo matrimonio principesco con Carlo, poi l'Oscar a Dario Fo, e poi la Lega Nord, la nascita della Lega Nord, il fenomeno tomba, Steve Jobs, il manager di Apple, gli anni di Clinton, poi Italia 90, abbiamo visto in un momento Berlusconi giovanissimo, Ambrangiolini, i primi reality talk show, e poi i due grandi, Falcone e Borsellino, e poi la nascita dell'Europa, che per certi versi è stata un grande, per altri una sciagura, poi Jurassic Park, il processo alla Prima Repubblica, Craxi, Fiorello, Emilio Fede, poi Saddam Hussein che fuma il suo sigaro, Italia 90, ecco qui tantissimi eventi. E qui c'è tutto un mondo che sta cambiando. E qui c'è la mucca pazza. La mucca pazza perché una brutta icona di quel periodo. Esattamente, perché chiaramente, tornando sempre all'aspetto salutistico, queste carni venivano pompate, per cui vivemmo un po' un periodo di panico. Un periodo di panico. Paura. Si aveva paura di mangiare tutto. E quindi ci fu il ritorno a quelle che erano, diciamo, le pietanze e soprattutto gli ingredienti di una volta, come poteva essere il farro, orzo e lenticchie. Qui vediamo il mini pimer, che il frullatore nel cibo. Esattamente. Sì. E quindi le massaie facevano una gara per poterlo avere e ridurre i tempi, perché chiaramente la società andava correndo, non c'era più il tempo di fare nulla, perché si sentiva proprio il bisogno, sì, da una parte di ritornare indietro, ma da un'altra parte di essere più veloci, di voler arrivare a qualcosa che poi non so fino a che punto ci ha portato del bene. E qui vediamo, perché gli anni 90 si connotano anche per le immigrazioni, le prime immigrazioni, quindi l'arrivo di questi stranieri dal Marocco, dalla Tunisia, e vediamo il couscous, tutti gli ingredienti che fanno parte di quella cultura cibica che non è nostra, che a oggi è diventata anche facente parte della nostra, delle nostre tavole, della nostra società.
E quindi abbiamo queste contaminazioni da un punto di vista culinario che ci fanno capire di come la società sia cambiata e sì. Con l'arrivo di questi immigrati chiaramente anche le nostre tavole e la nostra salute, perché si utilizzano molto di più i fritti. Qui la pasta integrale. La pasta integrale. Il boom di tutto quello che è integrale. Esattamente. Ricco di fibre. Ricco di fibre che aiuta moltissimo, che però diciamo che è utilizzata non tantissimo, sì. Tutto sommato. E quindi vediamo come... Un piatto contadino con zucchine. Esattamente, la voglia del... Ah, ci sono i gamberi, questi sono gamberi. Sì, questo è con il pesce. Gamberi e zucchine. Gamberi, zucchine, pomodori, e quindi diciamo una un piatto sorta... che andava fortissimo all'epoca, negli anni 90, è stato uno dei piatti più ricercati. Sì. E quindi questo ritorno un pochino alle origini perché si sfruttava di più quello che era la verdura, sì. Quindi l'utilizzo dei peperoni, della melanzana. E mentre da un punto di vista diciamo della medicina, anche in questi anni furono connotati dal caso di Bella, sì. Che fece tanto parlare, diciamo di sì. Come poi fallì questo progetto. Ma tra tante polemiche, sì. E anche gli anni purtroppo della immunosoppressiva. Il caso di Bella somiglia tanto al caso Stamina. Esattamente. Proprio identico, cioè questa... Sì. Voglia di provare, di sperimentare, ma poi l'analisi dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi la bocciatura. E poi c'è da un punto di vista chirurgico, sì. Il torace con in video assistita, sì, la prima laparoscopia, la video laparoscopia, la video laparoscopia. Quindi vediamo come la medicina negli anni 90 incomincia a fare ancora di più grandi cose, soprattutto da un punto di vista chirurgico, sì. Da un punto di vista chirurgico. Ecco, e quindi anni dopo gli anni 90, siamo agli anni 2000, che ci siamo appena lasciati alle spalle, e gli anni 2000 sono stati gli anni della 2000, cioè dal 1999 ad oggi. Sono stati gli anni della globalizzazione. Qui, questa è una cosa straordinaria, questo è, attenzione, il promo di Expo 2020 che sarà a Mosca, quindi non si è fatto ancora il nostro Expo di Milano, che già gira il promo di Expo 2020, cioè tra 5 anni, in Russia, a Mosca. Beh, sotto accompagnati da questo tormentone di Pharrell Williams. Diciamo che gli anni 2000 si sono connotati per quello che è il mondo dell'etere, internet, Facebook, i social, la globalizzazione. Sì. Quindi diciamo uno sviluppo velocissimo, oggi si parla di fibre ottiche ancora più veloci, e come vediamo qui dalle immagini, anche da un punto di vista culinario, il kebab, quindi questa cucina effettivamente multietnica. Qui siamo a Istanbul, questo è un ristorante di Istanbul dove... Un tipico kebab, credo, fatto bene, tagliato bene. Beh, diciamo che è una delle cose comunque anche più pericolose da mangiare. Sì. Qui siamo, attenzione, ad uno spot veramente emblematico, lo spot dello junk food, cioè il cibo spazzatura. Questa ragazza sta per addentare un panino, poi ci ripensa e pensa a tutto quello che c'è dietro. L'inquinamento, gli antiparassitari, tutto, la mucca pazza, gli animali coltivati in batterie, quindi con tutti i risvolti che ci possono essere, e tutte le, diciamo, i condimenti un po' strani. Il mangiare, poi ci ripensa e dice: ma non è il caso. L'evoluzione di Darwin che porta l'uomo obeso. Allora lei ci pensa e dice: quando mangiamo usiamo la testa e non soltanto lo stomaco.
E in effetti dovrebbe essere così, perché mangiare... Non solo la bocca, diciamo, esatto, e lo stomaco, esatto, ma la testa. La testa, la testa. E qui siamo al contrario, la dieta mediterranea. La dieta, beh, noi siamo la patria della dieta mediterranea, sappiamo, sì, benissimo che nelle nostre vicinanze a Pollica sono stati dati i natali alla dieta mediterranea, che tanto, tanto fa bene, di cui, sì, ne parliamo ormai da anni. Siamo un paese dove il nostro mare ci fornisce il pesce azzurro, che sulle nostre tavole dovrebbe essere presente, non dico sempre, ma almeno 3 volte a settimana. E l'Expo 2015 è nel segno della dieta mediterranea. Esattamente. Però attenzione, la dieta mediterranea ha subito un'evoluzione. Sicuramente. Non si può più parlare di Mediterranean diet, così in maniera, come dire, tout court, ma bisogna parlare di dieta mediterranea equilibrata. Esattamente. Come dice il professor Alberto Fidanza. Perché alcuni ne abusano. Ne abusano. Quindi tutto deve essere equilibrato. La pasta fa bene, ora ne mangio 1 chilo, ma non fa bene. Non fa più bene a quindi quel punto. Quindi le quantità sono importantissime, come importantissimo è il movimento, lo sport, come importantissimo è l'ambiente, e tutto ciò che noi andiamo a mangiare deve essere non solo pesato, ma dovremmo sapere da dove arriva. E quindi, ecco lo sport, limitare l'uso e gli abusi di cucine che non sono a noi sconosciute. Io questo è un messaggio che ho sempre lanciato e che lancio tuttora, soprattutto per i bambini. Insomma, fateli mangiare quello che la nostra terra produce, a secondo della, sì, stagione. Non mangiare tutto ciò che purtroppo ci troviamo sulle nostre tavole. Alle quantità soprattutto, sì, non abusare. Ecco, qui è un simbolo del nostro tempo, la telefonomania. Il telefono cellulare, che ci rende tablets, anche molto più soli. Sì, sembra, sì, di, certo, essere, certo, con tutti, ma invece siamo sempre, condivido, di più soli. Condivido. Quindi questa è la globalizzazione, l'industrializzazione, sì, e dove stiamo andando avanti. E poi i farmaci di questi degli anni 2000. Ricordiamo che noi siamo negli anni 3000, perché abbiamo superato. Siamo nel futuro. Siamo già nel futuro, cioè dal 2000, diciamo dal 2001, noi siamo entrati già nel futuro, e le cure palliative, le epatite C con questo nuovo farmaco, gli anticancro intelligenti, cioè mirati e non loro, sì, non sparare su, sì, tutto. E questo è un momento importante, perché credo che la ricerca stia facendo veramente grandi passi avanti, e soprattutto continuiamo a dirlo, per combattere il cancro innanzitutto, sì, si combatte a tavola. Si può dire oggi che di cancro non si muore più come prima, poco si muore, è curabile, ovviamente se ci sono tanti, diciamo, se c'è la prevenzione, la diagnosi precoce. Qui gli anni 3000 saranno gli anni della cannabis terapeutica, cioè la marijuana utilizzata per scopi terapeutici, per le persone ammalate di Alzheimer o di demenza senile, o anche malati con dolori. Poi le cellule staminali, perché il futuro è la genetica.